ragazzi, benvenuti in questo video. In questo video vi illustrerò come preparare una potentissima acqua magica che potete utilizzare per gli incantesimi della sirena. Gli incantesimi della sirena sono quegli incantesimi di seduzione, sono quegli incantesimi che accrescono notevolmente il potere seduttivo, il potere di bellezza, il potere di magnetismo personale. Sono degli incantesimi un po' lunghi che hanno tutta una fase, una procedura un po' lunga, quindi io vi rimando al video per quanto riguarda la preparazione dell'acqua di San Giovanni, che come vedete è questa qui. Andate a vedere il video acqua magica di San Giovanni. Ne ho preparati due, uno per uso di magia distruttiva e un altro per uso per magia benefica. Ovviamente andate a vedere quello per la magia benefica. E a quell'acqua di San Giovanni, quindi tutto ciò che vedete in quel video, dovete poi aggiungere due rose bianche e una rosa rossa. Volevo dirvi, forse i miei video vi risulteranno un po' complessi come procedura, però sono riti efficaci, antichi, c'è un sapere esoterico e non indifferente alla base. Volevo dirvi quindi, la vostra acqua di San Giovanni, precedentemente caricata così come nel video, dovete aggiungere due rose bianche che devono essere colte un lunedì di luna crescente dopo la festa di San Giovanni, quindi dopo il 24 giugno. Quindi vi renderete conto da soli che non sono riti di facile esecuzione, perché ci sono anche delle scadenze da seguire. Per attirare l'amore io ho anche messo in esposizione la carta del Due di Coppe. Allora procediamo. Come si fa questa bottiglietta magica con l'acqua magica dentro? Allora, l'acqua qui all'interno che vedete è l'acqua di San Giovanni. Come si procede? All'interno di questa boccetta di vetro che dovete prima purificare, io l'ho purificata facendo bollire l'acqua, immergendo questa bottiglietta insieme del rosmarino e segnando il recipiente dove era, da nord a sud, da est ad ovest, per 3 volte. Dopodiché, asciugato questo contenitore di vetro, dovete mettere un pezzo di capello che avete messo precedentemente nell'acqua di San Giovanni per fare l'acqua di San Giovanni. Quindi questo video non lo potete capire se non avete fatto prima, se avete visualizzato prima il video sull'acqua di San Giovanni. Quindi lo dovete guardare necessariamente, perché quell'acqua di San Giovanni va fatta anche immergendo dentro un vostro capello, che è stato quindi caricato in diverse notti, così come istruzioni, va inserito nella bottiglietta. Dopodiché va inserito prima un petalo di rosa bianca, in mezzo un petalo di rosa rossa, poi sopra un petalo di rosa bianca, quindi rosa bianca, rosa rossa, rosa rossa, rosa bianca, rosa rossa, rosa bianca, quindi il rosso in mezzo ai due petali bianchi, più il capello, più 3 gocce del vostro abituale profumo, quello che usate quando volete, insomma, incontrare qualcuno di speciale, il vostro profumo che per voi è il profumo della seduzione, quello che sentite più vostro, più femminile. Ecco, dopo aggiungete, sempre preso dall'acqua di San Giovanni, un fiore che è questo qui, questo lungo che vedete, la bella di notte, che indica fascino, che indica mistero, sono tutte caratteristiche legate al mito delle sirene. Dopodiché aggiungete con un recipiente che avrete prima purificato e passato sul fuoco e con
un piccolo imbuto, andate a passare un po' di acqua di San Giovanni, quindi caricata già magica, l'andrete a passare qui dentro fino quasi all'orlo. Ultimo step, un fiore di gelsomino che fa sempre parte dell'acqua di San Giovanni. Allora, il fiore di gelsomino, se vedete, ha la forma di un pentacolo, quindi va messo su così e prima di chiudere la bottiglietta va passato sul fuoco e qui c'è un momento vostro di meditazione. Dove io vado a stringere, ovviamente non troppo vicino al fuoco. C'è un momento di meditazione dove io penso che questo è il mio potente fluido. Degli incanti della sirena. Io sono una sirena. Io seduco come una sirena. Io ho la bellezza, il fascino, il carisma di una sirena. Ecco, adesso guardiamo questo pentacolo, il gelsomino pentacolo. E allora il pentacolo qui indica, questo indica lo spirito. Vado a tracciare con la mano sinistra dallo spirito alla terra, dalla terra all'acqua, dall'acqua all'aria, dall'aria al fuoco, dal fuoco allo spirito. Io consacro e do potere a quest'acqua caricata dalla mia magia, dal mio potere. È l'incantesimo delle sirene, per ogni incantesimo delle sirene, per ogni incantesimo delle sirene. Così voglio, così comando, così è. Con i poteri del sole, con i poteri delle stelle, con i poteri della luna e si riflettono tutti gli astri infuocati e il satellite lunare nello specchio del mare dove io vivo e acquisto potere. Allora, dopo questa meditazione, dopo questa invocazione, prima di andare a chiudere la bottiglietta, dovete aggiungere 3 grani di pepe rosa raccolti sempre in luna crescente dopo la festa di San Giovanni, quindi dal 24 giugno in poi. Andate a purificare anche il tappo sul fuoco, quindi andiamo a immergere il pepe rosa uno, qui è anche tanto carino da vedere, due. Spingo giù il pentacolo
così, e vado a chiudere. Vedete che bello, vero? Ditemi se non è bellissimo. Allora, quest'acqua magica potentissima, perché il procedimento è veramente lungo. Quest'acqua potentissima, io sono sempre molto emozionata quando la preparo. A cosa ci servirà? Vi ho detto, servirà, questa la dovete utilizzare veramente gocce gocce quando andiamo a fare degli incanti di seduzione, oppure quando andiamo a fare delle ritualistiche di autopotenziamento per quanto riguarda il nostro potere femmineo. Andremo ad utilizzare, poi vi faccio vedere un po' alla volta, carico i video, quest'acqua magica per gli incanti della sirena. Per esempio, nelle nostre candele, per esempio, andiamo a fare un rito di seduzione, abbiamo una candela rosa, per esempio, andiamo a mettere, per esempio, 3 gocce di quest'acqua nella candela e poi va a lavorare con il suo rito. Questo è solo un esempio. Volevo dirvi che per aiutarvi ad avere questo effetto bellissimo stratificato ed evitare che si ammassino i petali, allora io ho utilizzato questa candela, quindi ho messo il petalo al centro, piano piano l'ho spinto giù. Vedete, l'effetto è stupendo. Poi, se volete, con un'etichetta, ho comprato le etichette, andate ad aggiungere l'etichetta sulla vostra bottiglietta. Io ci vado a scrivere acqua magica incantesimi della sirena, perché sono quelli gli utilizzi che ne andrò a fare. E quindi questa è un'acqua che dovete conservare gelosamente. E poi, insomma, un po' alla volta nei video vi farò vedere come si utilizza. E ovviamente poi ogni volta che faremo un rito vi rimanderò a guardare questo video, che è quello originale. Vedete che bella che è. Poi il profumo che abbiamo messo vi fa anche conservare l'acqua, perché contiene alcol. Ho dimenticato soltanto uno step, oltre al capello. Dopo aver sterilizzato quindi la boccettina, averla purificata, io in un momento di meditazione con la cannuccia imprimo la mia energia, il mio comando, soffiandoci dentro. Ecco, solo questo non vi ho detto. Allora, io vi saluto, vado a mettere adesso l'etichetta. Spero questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale. Come e dove conservare questa boccetta? Io la conservo in un cassetto dove ho i miei tarocchi, dove ho tutte le mie, i miei articoli magici. E adesso un attimo solo, se la trovo. Un altro utilizzo che vi annuncio, però poi lo vedremo con calma, qual è? È quello di prendere la nostra conchiglia di madreperla, che è stata caricata nell'acqua di San Giovanni, quindi per forza di cose dovete andare a guardare sempre questo benedetto video dell'acqua di San Giovanni. Per esempio, un altro video lo farò in cui vi spiegherò che l'acqua, questa qui delle sirene, va messa nella madreperla. Poi ho fatto una ritualistica anche, insomma, gestuale, di imprinting di vostro comando, di vostra energia su quest'acqua, però all'interno di questa madreperla. E volendo, la madreperla la potete conservare anche accanto in un sacchetto, potete anche conservarla vicino alla vostra bottiglietta. Io vi saluto di nuovo, ci vediamo in un prossimo video.